Buongiorno dal TG3. Silvio Berlusconi è stato indagato dalla Procura di Milano per il caso Ruby. L'ipotesi di reato è di concussione di favoreggiamento della prostituzione minorile. Per induzione alla prostituzione minorile, indagati anche Emilio Fede e Lele Mora in concorso con la consigliera regionale Nicole Minetti. Sentiamo i servizi di Enrico Rotondi e di Gianni Bianco. Edmondo Bruti Liberati, procuratore capo di Milano, si affida a un comunicato ufficiale. Silvio Berlusconi è formalmente iscritto nel registro degli indagati per il caso Ruby. Le ipotesi di reato sono due: concussione e prostituzione minorile. L'iscrizione del Premier risale al 21 dicembre. Il Presidente del Consiglio ha già ricevuto un invito a comparire in cui vengono elencate le prove a suo carico. Nel comunicato viene citato il nome di Karima El Maru, Ruby, all'epoca ancora minorenne, come parte offesa. I fatti avvenuti ad Arcore tra febbraio e maggio per quanto riguarda la prostituzione, la notte tra il 27 e il 28 maggio per quanto riguarda l'ipotesi di concussione, le pressioni che Berlusconi come Presidente del Consiglio avrebbe fatto sui funzionari della Questura di Milano che avevano fermato Ruby per farla affidare a Nicole Minetti. La polizia questa mattina ha perquisito l'abitazione e l'ufficio della Minetti, che è consigliere regionale del PDL. Anche lei risulta indagata per favoreggiamento della prostituzione. Perquisita anche l'abitazione di Ruby, che risiede in una comunità vicino a Genova. Informazioni di garanzia sono state notificate anche a Lele Mora e Emilio Fede, già indagati per induzione alla prostituzione minorile. All'inizio di novembre il procuratore capo di Milano aveva negato, per motivi istituzionali, che Berlusconi fosse indagato, aggiungendo che sulla procedura di affidamento non erano emerse irregolarità, almeno da parte dei funzionari di polizia coinvolti in quella notte movimentata. Nei loro confronti nessuna accusa. E ora si capisce meglio la linea fin qui tenuta dalla procura milanese, apparsa quasi sbrigativa 2 mesi fa, nel liquidare quanti chiedevano chiarezza su alcuni dettagli di questa storia, ad esempio sulle beghe fra Tribunale dei Minori e Questura sull'affidamento di Ruby. Ecco perché, come nel detto cinese, si rischiava di guardare il dito e non la luna. E la luna, per i PM milanesi, era l'inchiesta che puntava in alto, molto più in alto, e che rischiava, con il chiasso sul bunga bunga di novembre, di non arrivare al punto. E cioè accertare se il Presidente del Consiglio avesse o no commesso reati gravi, come quelli per i quali da quasi un mese è finito nel registro degli indagati. Tutto parte dalla notte del 27 maggio, quella in cui una 17enne dal passato burrascoso finisce in questura a Milano per un banale furto. Routine sembrerebbe, ed invece di lì in avanti succede di tutto. Introdotto dal suo caposcorta, Berlusconi telefona un paio di volte, racconta che Ruby è nipote di Mubarak, spinge perché la marocchina sia affidata alla sua igienista dentale, Nicole Minetti, che infatti nel cuore della notte si porta via la ragazza, abbandonandola però poi al suo destino. Il PM del Tribunale dei Minori di turno, Fiorillo, contesta la decisione e ribadisce che Ruby sarebbe dovuta finire in comunità. Arriva allo scontro con il ministro Maroni. Si scopre poi che la minorenne ad Arcore è stata più volte, e con lei altre ragazze, accompagnate talvolta dall'Ele Mora e mai controllate all'ingresso. Lei, Ruby, oggi resta in silenzio. Alla Repubblica, giorni fa, aveva però di nuovo smentito di aver avuto rapporti sessuali con il Premier, sui quali invece avrebbero trovato conferme i PM. Ho visto ragazze normali invitate ad una cena normale in cui si mangia, si canta, si balla, si ride, si scherza del più e del meno e si parla anche di politica. I legali di Berlusconi parlano di una inchiesta assurda per il PDL. Si tratta della conferma di una persecuzione giudiziaria. Ma intanto ci si interroga su quale effetto avrà, dopo la pronuncia della Consulta, questo nuovo scoglio per il futuro del governo. Sentiamo Pierluca Terzulli. È un'indagine infondata e assurda, una gravissima intromissione nella vita privata del Presidente del Consiglio. Le ipotesi prospettate, già smentite dai testimoni e dai diretti interessati, fanno apparire questa vicenda più mediatica che processuale, un'accusa che si concluderà con una doverosa archiviazione. Gli avvocati di Berlusconi, Ghedini e Longo, sotto il profilo giudiziario, liquidano così la nuova indagine milanese su Berlusconi. Il risvolto politico della vicenda emerge invece da una raffica di dichiarazioni degli uomini più vicini al Cavaliere, che già stamane a primora hanno varcato la soglia di Palazzo Grazioli. Il ministro Alfano, Gianni Letta, Cicchitto, gli avvocati. È una persecuzione, è giustizia a orologeria che da 16 anni perseguita Berlusconi, ma gli italiani lo hanno capito e il governo va avanti, così il ministro Gelmini. Alcuni esponenti del PDL vanno oltre e ci vedono un disegno di destabilizzazione politica all'indomani della
sentenza della Consulta, altro che leale rapporto di collaborazione tra istituzioni. Nel PDL c'è anche chi vive con malcelato imbarazzo la situazione e chi preferisce volgerla in positivo. Ringraziamo per lo spot della Procura di Milano che collabora con la campagna di Berlusconi contro la magistratura politicizzata, ironizza il ministro Rotondi. Dall'opposizione Di Pietro, che i magistrati di Milano li conosce bene, offre un'altra lettura. Un Presidente del Consiglio, nel ruolo e nella funzione che svolge, telefona al Questore di Milano per dire che una minorenne è la nipote di Mubarak, quando invece non è vero, e tutto ciò per coprire comportamenti non legittimi da lui commessi in precedente. Allora, ancora una volta, è la Procura di Milano che lo perseguita o lui che perseguita se stesso? Questa mattina Berlusconi è intervenuto a Mattino 5 per commentare la sentenza della Corte Costituzionale. Ancora non era arrivata la notizia della nuova inchiesta di Milano. Un premier ottimista sul futuro del governo. Sentiamo Mariella Venditti. Sanno tutti che è in atto una persecuzione politica da parte dei magistrati di sinistra, che si appoggiano anche e sono sostenuti dalla sinistra politica. E questa persecuzione si è articolata in più di 100 indagini su di me e sul mio gruppo. Quelli contro di me, processi inventati, ridicoli, grotteschi. Questa telefonata prima delle 9 a Mattino 5 sembra già la risposta a quello che poco dopo meno di due ore comparirà sulle agenzie, l'avviso di garanzia al Presidente del Consiglio per la vicenda Rubbi. Infatti è indagato dal 21 dicembre Berlusconi, parla in generale di tutti i processi che lo riguardano, a cominciare da quelli in corso, e se ne dice certo non ci sono fatti che possono rendere possibile una qualunque condanna. Ma già annuncia Berlusconi, anche in questo caso sembra rispondere anche alla vicenda Rubbi. Ecco cosa farò se a giudicarmi saranno solo magistrati di sinistra. Io l'ho già detto, non posso che ripeterlo, andrò in televisione, andrò sui giornali e spiegherò a tutti quanti di che cosa si tratta. I fatti sono così certi e inoppugnabili che io sono intimamente sicuro che non si possono trovare dei giudici così pregiudizialmente orientati dal punto di vista politico che oseranno dare una condanna. Commenta anche la sentenza della Consulta sul legittimo impedimento. Berlusconi: non mi aspettavo nulla di diverso, e comunque la sentenza non ha demolito l'impianto della legge, anzi ha riconosciuto che l'impedimento è giusto, necessario perché svolge attività di governo. Ininfluenti le decisioni della Consulta sul voto, anzi il governo andrà avanti, avremo la terza gamba dei responsabili, votare ora sarebbe pericoloso per le speculazioni finanziarie. Ce n'è anche per la Fiat in questo quarto d'ora di telefonata con Belpietro. Per precisare, non ho mai detto la Fiat vada via, ma certo se perdesse il referendum Marchionne avrebbe motivazioni buone per andarsene. Ma tanto i sì a Mirafiori vinceranno, vincerà il buonsenso. Ancora una volta la sinistra ha perso l'occasione per dimostrare di avere una cultura socialdemocratica.